Allora, siamo a Lemon Ball con Massimo Di Domenico. Ben trovato intanto e benvenuto a Lemon Ball. Ciao. Allora, sei qui per seguire? Diletta d'Andrea, una bambina di 12 anni, 10 anni che gioca all'Under 12. Molto ingenua, però ha delle buone qualità per poter proseguire e darmi qualche speranza per poter farla diventare giocatrice di tennis. Ecco, la cosa che mi colpiva era la tua frase riguardo a cosa guardare in una ragazzina, un ragazzino piccolo per capire se ha potenzialità. Io lo ripeto ancora, lo dissi tanti anni fa quando ero responsabile del college di Latina. La prima cosa che bisogna fare quando si guarda una ragazzina è il pregio. Noi quando guardiamo una ragazza, la prima cosa che guardiamo è la cosa più bella che c'hai: gli occhi, il corpo, il fondo schiena. Quindi così facevo io quando vedevo una ragazza, vedevo il pregio e su quello puntavo, perché con quello si diventa bravi. Poi i difetti piano piano si migliorano senza accentuarli troppo. Per quanto riguarda il livello medio di questi ragazzi, se hai avuto modo di vederli sia qui che in altre manifestazioni, a che punto siamo come movimento? C'è una strana situazione: i maschietti giocano tutti bene a tennis, però non diventano bravi dopo. Le femminucce sono ancora, fanno tutti i falli, sbagliano un po' di meno, però alla fine poi diventano più bravi. E quindi la ragione potrebbe essere che le femminucce sono più forti dentro, ma ancora tecnicamente indietro. Mentre i maschietti tecnicamente sembra di vedere Djokovic, Nadal, sono tutti uguali, ma dentro sono vuoti. Se dovessi dare un consiglio, anche grazie alla tua esperienza, ai genitori di questi ragazzi che sono qui a seguirli nei tornei, immagino comunque non sia facile per un genitore seguire il mestiere di un figlio, cosa diresti loro? Allora, io parto un po' dall'indietro. Noi diciamo sempre, noi genitori, diciamo sempre, noi mandiamo i nostri bambini a giocare a tennis per divertirsi. E quindi il bambino sente la parola divertimento, quando poi invece quando c'è un torneo è la prima persona che non si diverte, il genitore. Lo vedi che si agita, che allora che cosa c'entra divertimento? Se tu gli dici di andarsi a divertire, quello sta lì, ma quella palla era fuori, perché non l'ha chiamata? Quindi non è divertimento. Cambiamo questo aggettivo e facciamolo diventare il piacere di giocare, il piacere di fare agonismo. Quindi non diciamo io mando il bambino a farlo divertire, è assurdo, ecco. Per quanto riguarda quello di cui parlavamo prima, il livello, la cosa che si vede in giro forse che manca è un po' il servizio, che forse si allena un po' poco. In Italia spesso si allena, no, a fine dell'allenamento, quando i ragazzi sono un po' annoiati, non so cosa tutto ne pensi. Bravo, tutto nasce dalla superficie. Se noi giochiamo sempre sui campi veloci, alla fine del servizio noi facciamo qualche punto, quindi i punti diventano 1, 2, 3. Invece sulla terra, gli scambi sono 5, 6, 7, 8, quindi fare un servizio vincente con la palla gonfia, quello è difficile, quindi bisognerebbe giocare più sul veloce e fin dall'inizio stare subito attento all'impugnatura, che è quella che determina il miglioramento di un ragazzo, avere l'impugnatura di una ragazza, avere l'impugnatura data. Invece servono ancora adesso con l'impugnatura a cucchiarella, come dico io nel cerco tennistico, quindi una maggiore attenzione all'impugnatura e fargli diventare il servizio come un punto di divertimento, non come un punto di noia, ecco. Quindi insomma ci vorrebbe qualche campo veloce in più dove allenarsi, sì, rispetto alla terra. Sì. Per quanto riguarda invece il passaggio, no, dallo junior al professionismo, che è quello che forse è mancato a tanti nostri ragazzi, secondo te che cosa è mancato magari anche nella federazione, che non è riuscito a dare una mano a questi giovani? Non credo che sia molto la federazione, penso che sia, noi non siamo bravi a vivere il mondo del tennis. Il mondo del tennis è prendere una valigia, andare in giro. Alla fine ci sono 64 giocatori, a metà dei giocatori deve perdere. Non è che uno, se uno perde non è detto che non sa giocare. Bisogna vedere come ha perso, con chi ha perso, quindi questo è quello che bisogna. La sconfitta nel tennis è il punto di partenza, non è il punto di arrivo. Quindi bisogna sapere che si perde. Invece noi quando andiamo lì perdiamo come se fosse colpa del maestro o di qualcuno, no, fa parte della normalità. E poi dobbiamo sapere che se andiamo in America non troviamo gli spaghetti come qua in Italia, dobbiamo mangiarci le patatine, l'hamburger e via dicendo. Quindi l'adattamento al mondo del tennis e a saper vivere anche la sconfitta in una maniera più serena. E a capire, l'ultima domanda che faccio, che vincere a questa età poi conta fino a un certo punto. Bravo. Ma quell'età là conta solo per il bambino che vince, che è contento. Ma il maestro sa che a quell'età là poi uno si dimentica. È il passaggio che è importante, l'esperienza che lui fa in quella gara, in quel match, in quella situazione, che il maestro deve segnalare subito.
vedere le reazioni sia nella vittoria che nella sconfitta, come reagisce il bambino. E da quel momento lì cresce il castello, ecco, cresce il grattacielo. Se no ci fermiamo sempre al primo piano. Grazie. Prego.